alcuni effetti del 68-69 si sono sentiti in Italia nel 75-76, 7-8 anni dopo, non so se è chiaro. Chi è più anziano si ricorda i risultati immediati, strategia della tensione, le bombe, governi tremendi, vi ricordate? Reggio Calabria, successo il contrario. Quindi se voi pensate che l'insieme, non noi, che siamo dei sudismi, lo dico con rispetto, che sono mille volte meno di quei movimenti, pensano che semplicemente germinando alla fine esce il partito, non so, è un errore clamoroso. Per cui io oppure solo facendo cultura. No, ma poi io, ma l'abbiamo detto pubblicamente anche con Pinapretti, dico frate, possiamo scrivere anche 100 libri più importanti di questi, con 1 milione, non diventa potere, mi segue? Perché frate, questo è, non diventano deputati, assessori, cultura, ma soprattutto la nuova organizzazione, perché a me interessa proprio la comunità politica, quella che resta al di là delle singole elezioni, ma si costruisce anche con l'elezione, è chiaro qual è il punto. Tant'è che noi a Napoli l'altro giorno abbiamo riunito questi amici, insomma, piccoli vanti, Pino Aprile per la prima volta, Lino Patruno, un nuovo ragazzo, Esposito, onorando il grande Zitara che prima di morire ha scritto un capolavoro, una cosa che mi sono quasi messa a piangere, l'ha stentato, tanto era questo libro geniale, quasi tragico, greco. L'abbiamo messo insieme, non per presentare il libro, per dire a Pino, dovete lavorare insieme, da soli, non ci interessate, è chiaro qual è il punto. E ognuno di loro è utile. Pino sta preparando un altro libro, l'altro ci scriverà il libro sul movimento dei pastori sardi che c'entra pure con noi, mi sai per dire così. L'altro parlerà del nostro progetto, che quest'estate noi presentiamo il progetto della nuova Repubblica Federalista Italiana, mi sai, seria. Se no di che parliamo? Allora, quindi questo è un po', diciamo, il quadro, scusa se Natale lo tratto giù così a braccio, non è se mi metteva a fare la relazione da parte. Detto questo, allora, faccio un appunto tanto per segnalare un campo di lavoro. Poi vado alla cosa che ci interessa da qui, dal centro e dal nord, un appunto finale. Chiedo scusa, torno alla cosa, diciamo, più importante da questo territorio alla fine. Allora, adesso fidatevi di quello che sto dicendo. Movimento neomeridionalista, quello possiamo chiamare anche San Giorgio. Per ora la prima comunità partente del sud, Sant'Antonio. Sono strumenti. Piccolo accenno di lezione, si fonda su 5 capisaldi, 5 pilastri, quello storico identitario, tipo libro di Pinapretti. La storia italiana va raccontata per quello che è, chiaro non può essere chiaro, perché sulla bugia non si costruisce. L'Italia è il paese che ha meno memoria condivisa. Mi devono dimostrare che le cose scritte in quei libri sono false, ma lo devono dimostrare, invece più passa il tempo, più escono i documenti. Per alcuni di noi ci abbiamo messo una vita a capire, anche per me è stato un trauma, anche se avevo letto per caso Zitara da ragazza, vabbè, sarà un'esagerazione. Quindi, primo pilastro storico identità, la verità sulla storia italiana. Secondo pilastro, vedrete che avremo successo, santo Dio, il pilastro costituzionale, la nostra proposta costituzionale. Noi proponiamo una Repubblica Federalista Unitaria, la tedesca, per il contrario del modello leghista, in cui i vari pezzi si organizzeranno, non c'è nessuna previsione perché il nord è fatto di vari pezzi, lo conosco perfettamente anche io, diciamo a Bala, conosco a memoria il centro Italia, ricordate, quanto fanno le Marche, uguale a Lazio, ma di che stiamo parlando? A parte il Lazio, i territori sono molto, per fortuna, peculiari e veri, ma sicuramente per un bisogno. Per tenere per ora l'Italia, poi ci torno, scusate adesso se la faccio complicata. Dentro questa proposta le 8 regioni del sud stanno insieme, in uno Stato federalista unitario, con un Parlamento. Chiaro? Io sono uscito, lo ripeto sempre con umiltà, il giorno dopo che uno dei miei grandi maestri, il professore Ruffo, grande economista da premio Nobel, ha scritto quel libro, L'Italia, Paese troppo lungo, in cui nelle ultime 16 pagine c'è scritto questo, io lo rileggo sempre, non lo dice quindi l'appassionata De Santi. Una delle figure del riformismo moderato italiano che dopo anni gliel'abbiamo anche chiesto, abbiamo detto maestro prima che dia ti richiamo sulla lampada ce le scrivi porca miseria che dico io posso fare l'eroe ma non ho la tua autorevolezza che sei uomo da premio Nobel mi sono occupato di altro non ho avuto tempo a pigliare il premio Nobel avevo anche ammazzato sul naso sì. Quindi è chiaro che è maturo uno dei più grandi scrittori italiani quello del neo Ermanno Rea a 84 anni nell'ultimo libro dice ha ragione Ruffo, dovete discutere questa proposta.
È chiaro che noi, dico anche a concorrenza, per le responsabilità, ci chiederemo un piccolo sforzo quest'estate, ci sta lavorando Francesco Franco, di stare 4 giorni sulle Madonie in Sicilia, 4 giorni in cui noi approviamo questa proposta che voglio discutere scientificamente con i costituzionalisti, che poi mi sento, in alcuni punti ci fanno la proposta, mantenendo tutta la parte buona dell'attuale Costituzione, sto dicendo. Sto parlando sempre articolo 5, vagamente già manipolato male. Quindi nel senso che in Italia abbiamo proclamato nel 2001 la Repubblica Federalista senza farlo. So se è chiaro, noi abbiamo combinato da anni. Io sono arrivato al sadismo perfino di rifiutarmi di fare il senatore perché non lo condividevo, perché sono pazzo con me. Forse non conveniva, no?